Trovato il cadavere pochi minuti fa. I tanti appelli a chi l'ha visto non sono serviti a nulla. Tutti in lacrime. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Una tragica notizia ha sconvolto tutti, una rivelazione che nessuno avrebbe mai voluto sentire. La vicenda ha attirato l'attenzione non solo dei media, ma anche del programma televisivo Chi l'ha visto, che ha dedicato spazio alla drammatica storia. Dopo intensi giorni di ricerche, è giunta la terribile notizia. Danilo Romani è stato trovato senza vita. La scomparsa di Danilo Romani ha lasciato tutta l'Italia senza parole, con una movimentazione imponente delle forze dell'ordine impegnati nella ricerca. L'orrore, però, si è trasformato in shock quando i carabinieri di Alba, nella provincia di Cuneo, hanno rinvenuto il suo corpo in una cava nei pressi di Biglini. Una scoperta scioccante che ha fatto emergere dettagli dolorosi sulla sua ultima serata. La tragedia ha avuto inizio la sera di domenica 14 gennaio, quando Danilo è uscito dalla casa che condivideva a Valle San Matteo a Cisterna d'Asti con la sua ragazza. Un litigio scoppiato per motivi apparentemente futili ha portato alla sua partenza. La discussione, secondo quanto riferito dalla ragazza agli inquirenti, è stata innescata dall'arrivo di una bolletta del gas con un importo sorprendentemente più elevato del solito. Danilo Romani, dipendente dell'azienda Ferrero di Alba, si è allontanato a bordo della sua Golf grigio metallizzato. L'ultimo avvistamento risale a Borgata Ronchesio, nel comune di San Damiano. La sua presenza in passato nella trasmissione televisiva Chi l'ha visto, condotta da Federica Sciarelli, ha aggiunto un'ulteriore dimensione di mistero a questo dramma. L'autopsia sarà l'elemento chiave per rispondere a questo enigma che ha scosso profondamente la comunità.